Ecco, allora adesso dopo questi video dove vi ho spiegato un po' che cosa si intende con questo discorso di antropologia, che ribadisco che è molto più complesso, nel senso che esistono tanti tipi di antropologia, vediamo quello che ci interessa a noi. Allora, la prima lettura che vi faccio è quello su Johann Jakob Bacoffi nel matriarcato, che è un testo, cioè che è un pensatore che in realtà lo si cita tantissimo, ecco, quando si inizia a studiare questo discorso del neolitico, ecco, comunque del paleolitico, delle prime società, che però io purtroppo non sono mai riuscita a leggere nell'integrale. Tra l'altro poi ci sono state varie persone che mi hanno sempre chiesto se avevo qualcosa su Bacoffen, io ho sempre detto che no, non ho mai trovato nulla a livello proprio di biblioteca. Dovrei un attimo mettermi lì a vedere se si trova il suo volume. Comunque vi leggo giusto il riassuntino per quanto riguarda, ecco, l'opera di Bacoffen, che finalmente riesco in un certo senso a trattare anche lui. Nato a Basilea nel 1815 da una ricca famiglia di banchieri, ottiene la cattedra di storia del diritto romano all'Università di Berlino nel 1842. Inizia la sua carriera di ricercatore trattando temi tradizionali per la sua facoltà. A poco sviluppa un'ottica che riconosce pari dignità ai diversi diritti antichi e rifiuta ogni gerarchia tra fonti giuridiche e fonti letterarie, aprendo la via a prospettive allora quantomeno minoritarie fra gli storici. Rigetta una metodologia di studio esclusivamente antiquaria per definire quello che sarebbe diventato uno strumento indispensabile per il suo metodo, inaccettabile per l'Accademia, il simbolo che consente la comprensione immediata e intuitiva di un'idea. Attratto da ciò che sta dietro la storia conosciuta, dalla preistoria delle istituzioni del diritto, ritiene che i simboli e i miti siano gli strumenti per decifrarla. Il mito, espressione fedele delle regole di vita dell'epoca in cui si fonda l'evoluzione del mondo antico, è la manifestazione del modo di pensare primitivo. La distinzione fra storia e mito quindi non ha più senso. Il matriarcato, 1861, la sua opera più famosa, fa scandalo e determina la sua esclusione dall'Accademia, ma la vicenda del suo isolamento è la storia delle difficoltà di incontro fra diversi campi del sapere, ancora oggi non risolta. Allora, ogni persona, ogni pensatore che abbia osato andare contro, questo vale soprattutto anche per le donne, ma in questo caso è valsa anche per questo pensatore, che era un uomo, voglio dire, però quando ha osato scardinare le considerazioni monoteiste che erano in voga fino a quel periodo lì, è stato ovviamente punito, è stato mandato fuori a calci nel sedere. E questa cosa qui capita ancora, nel senso che noi non dobbiamo pensare che l'Accademia o comunque il mondo universitario siano mondi liberi dove tu sei un ricercatore e fai quello che vuoi, dici quello che vuoi, al modo che vuoi, quindi vuol dire che se hai delle idee stravaganti in testa, trovi comunque un pubblico di persone che ti ascolta e di persone che ti rispetta, al contrario. È praticamente impossibile fare un discorso che vada contro gli stereotipi culturali, sia religiosi che anche filosofici, se sei dentro nel mondo dell'Accademia o comunque se sei dentro nel mondo degli atenei filosofici, così ve lo dico proprio perché io stessa in realtà ho subito spesso queste forme di esclusione, ecco, di discriminazione, nel senso che appena osi parlare, appena entri comunque in un ambiente filosofico-teologico, che per una donna poi ovviamente è già un'impresa impossibile, voglio dire, però ci si può in un certo senso riuscire. Appena osi fare un certo discorso che va contro i grandi nomi che comunque vengono riconosciuti nel genere, per dire, nel caso della filosofia, per dire Hegel, nel caso ad esempio della teologia, per dire Tommaso d'Aquino, ecco, appena osi andare contro queste autorità massime a cui tutti si prostrano e riveriscono, vieni ovviamente cacciato fuori, perché il sistema comunque culturale che sta dietro al discorso dell'università, della ricerca, dell'ateneo, ecco, non è un discorso di libertà, o comunque un discorso che ama le cose troppo stravaganti, ecco. Anzi, è un mondo che privilegia solamente un certo tipo di ricerca, una ricerca che non deve ovviamente andare contro i fondamenti della cultura patriarcale che abbiamo tuttora. Che in un ambito accademico non è possibile fare un discorso di divinità femminile. Se lo fai, vieni sbattuto fuori a calci nel sedere. È il caso, ad esempio, di Mary Daly. Mary Daly, quando ha cominciato a scardinare Tommaso d'Aquino, quando ha cominciato a proporre un discorso di divinizzazione dell'elemento femminile, ma non solo lei, anche Leonardo Boff, per dire che è ancora vivo, sono stati sbattuti fuori a calci nel sedere dai vari congressi atenei teologici.
Perché in realtà non è ammissibile fare un discorso che vada contro la cultura patriarcale, sia filosofica che teologica, che forma il substrato della nostra società. Chi ci prova ovviamente ne paga le conseguenze con l'ostracismo. Ad esempio è il caso, come vedete, di questo signore Bachofen, che è stato tra i primi a usare, mettere in dubbio che le società fossero già nate in un contesto patriarcale monoteista, e ovviamente è stato buttato fuori a calci nel sedere. Ma non è solo lui, perché comunque la storia della filosofia, comunque della teologia, è piena comunque di persone che sono state messe a tacere. Per dire, tutti, in realtà un vero discorso di critica e di evoluzione del pensiero tu lo puoi fare solamente stando fuori, non lo puoi fare stando dentro in quell'ambiente lì, perché se lo fai poi perdi tutto il privilegio e il potere che hai stando lì in quella gerarchia fissa e immutabile. Poi, la vicenda del suo isolamento è la storia della difficoltà di incontro fra diversi campi del sapere, ancora oggi non risolta. Intorno al 1865 comincia a leggere i resoconti degli esploratori, iniziando poi una corrispondenza con l'antropologo statunitense Morgan, che gli fa regolarmente spedire i rapporti sui nativi americani dal governo federale. In questo modo riesce a superare l'indoeuropeismo tipico della cultura del suo tempo, estende la comparazione Maya all'isola di Sumatra, alle popolazioni del Messico, del Sahara, delle isole Sandwich dell'Australia, manifesta un interesse profondo per temi tipicamente antropologici come i sistemi di parentela, il rapporto fratello-sorella, l'avuncolato. Bachofen parte dal presupposto che, prima dell'odierna società patriarcale, dopo un periodo di barbarie in cui ci sarebbe stata la promiscuità sessuale, fosse esistito il matriarcato presso tutti i popoli della terra, senza distinzione di razze, che il passaggio da un sistema all'altro fosse stato caratterizzato da conflitti, guerre e violenza che si sono stati tramandati dai racconti mitici, e cerca di dimostrare la sua teoria attraverso lo studio comparato dei classici, dei miti di origine dei popoli più svariati e dei report antropologi. Non è sua intenzione celebrare il potere delle donne, al contrario, vede la storia come un progresso, il cui principio maschile superiore alla fine trionfa su quello femminile inferiore. Ma la società matriarcale era pacifica ed egualitaria, le donne hanno inventato l'agricoltura, sessualmente libera, religiosamente elevata ed artisticamente produttiva, tanto da venire ricordata come l'età dell'oro. Ce n'era abbastanza a quei tempi per gridare allo scandalo. Poi comunque non è comunque da escludere che in realtà, anche se sia comunque ravvisabile un certo discorso di limite con il pensiero di Bachofen, che comunque ripeto io non ho letto in integrale, perché non sono ancora riuscita a trovarlo integralmente nelle biblioteche. Comunque non è da escludere che comunque lui magari mascherasse un po' la sua simpatia per un discorso di matriarcato, andando comunque poi a far sembrare che lui fosse concorde col patriarcato proprio per far sì che il suo pensiero fosse maggiormente accettato. La complessità del suo metodo, la novità dell'ipotesi, la loro provocatorietà furono alcune delle ragioni che affascinarono progressisti e conservatori, marxisti e teorici del fascismo, storici maschilisti e femministi radicali, introducendo ognuno di loro in qualche modo a tentare di appropriarsi di lui, e l'incredibile ricchezza delle sue ricerche consentì ad ognuno di farlo con una qualche legittimità. Il matriarcato è un'opera importante non solo per il valore di rottura che ebbe per la cultura dell'epoca, ma anche per la sua influenza sulle scienze sociali. E non basta. Superando i confini dell'antropologia e della sociologia, ha stimolato un'altra importantissima disciplina, la psicanalisi. Dall'ipotesi matriarcale, gli psicanalisti hanno colto un aspetto metastorico, l'esistenza di due principi opposti, quello maschile e quello femminile, paterno e materno, spirito e materia, sole e luna, destra e sinistra. Distinzione che si rivelerà fondamentale nella storia culturale, ma anche civile e politica della società occidentale contemporanea. Quindi niente, questo è giusto per vedere, ecco, questa figura che spesso viene sempre citata, ecco, anche se ripeto che io purtroppo l'opera integrale non l'ho letta, mi era capitato di leggere così degli stralci qua e là, ma niente di più, non l'opera integrale, ecco. Che tra l'altro non so neanche se effettivamente si trovi in formato integrale. Proverò un po' a cercare.